Ciao a tutti, in questa puntata parliamo di materiali e di attrezzi che utilizziamo nelle nostre lezioni con tutti i nostri allievi, partendo dai bambini di 4 anni fino ad arrivare ai ragazzi agonisti. Cambia il tipo di palla, cambia il tipo di racchetta utilizzata, cambia la tipologia di campo in cui i ragazzi giocano. L'obiettivo è sempre quello di mettere nelle condizioni il bambino e il ragazzo di riuscire nel proprio compito e di sentirsi capace nel svolgere la sua attività. Ciao amici di Tempi Supplementari, come anticipato poco fa dal maestro Pino, io vi mostrerò i materiali che utilizziamo con i nostri allievi. Il primo step per i bimbi più piccoli, 4-5 anni, è un palmare e una pala di spugna per facilitare il loro apprendimento. Il secondo step per i nostri allievi prevede il passaggio alle prime racchettine, che hanno più o meno quattro diverse misure in base all'età, e alla palla red che rimbalza un pochino di più rispetto a quella di spugna, ma che mantiene comunque un rimbalzo congruo più o meno all'altezza del loro fianco per farli colpire adeguatamente e tecnicamente in modo corretto. Passiamo dunque da un campo delfino in cui si utilizza una palla red a un campo cerbiatto un pochino più grande, dove si utilizza la palla orange, che ha le dimensioni che si avvicinano di più a una palla da tennis per adulti, ma sempre con un rimbalzo un pochino più controllato. Nella fase del coccodrillo, che è l'ultima fase prima di utilizzare la palla da tennis, diciamo per adulti, passa per l'utilizzo di questa palla, che è una palla mid o green, e all'utilizzo di racchette junior, quindi già un pochino più grandi. È quindi fondamentale per la costruzione di un buon giocatore passare per i giusti ed adeguati step in termini di dimensione dei campi, di materiali utilizzati e di racchette giuste.